96 e mezzo, sono 23, i primi 97, i prossimi. E loro, per passare il tempo, hanno messo a fare qualche macchina. 86, 87. E Giotto Fraschini, che aveva poi anche un motore d'aereo. Questa era la macchina dei signori. Questa è del 24. E telai, e questi i motori. Qui le sono fissate il telaio. Avrò cominciato perché ho lavorato in officina, che dopo che ho ceduto l'officina fin 86, che ho lasciato l'officina a E Gianni, quella lì? la Maserati, la Bugatti del 35. Però se no la meccanica sarebbe lì. L'ho cominciata un paio di mesi fa. Ho visto lì, sono giornali lì. E allora, siccome che lei è molto vecchia, voglio farla. Questa è una Renault. Che ne è qualcuna, per esempio, del 99. Gare della Fiat. Sì, non difficili, però molto tempo prima che te fai i primi trattori che fa. A testa calda. Questa è una macchina americana. Dentro laboratorio. Mi vai qui, passa le mie ore, finché alla certa ora piatto lì, bianco, è merda. E se no, sento ancora l'una e mezza e vai fuori dopo un paio d'ore, alla sera è 4, 4 e mezza, trovo qualche amico, farò 4 chiacchiere, bevo il caffè e ti passa la giornata. Sa mia cosa fare, ecco, alla mia età ancora la cosa di poter dare, anche le gambe ti vengono ancora abbastanza. E allora tutti i giorni fai, anche per tenermi sgranchia le gambe, fai chi 4 passi dai paesi. È sempre un piacere vederti. Grazie a te, Pepi. No. Ciao. Ciao.